Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, siamo qui con Mr. Longo e Patrick Cutrone. Prego, cominciamo. Prima di diventare allenatore no, perché quando sono diventato giocatore e poi allenatore ho sempre lavorato praticamente nel mondo del calcio, quindi sono passato da fare giocatore a fare allenatore, quindi lo considero un proseguimento della carriera calcistica che avevo già fatto. Diciamo che la passione del calcio me l'ha tramandata, diciamo, mio padre, insieme, poi avendo l'esempio anche di mio fratello che è più grande di me, che giocava a calcio, poi ho preso spunto, però mi è sempre piaciuto giocare a calcio, poi essendo milanista ho preso spunto da tanti giocatori come Shevchenko, Inzaghi, anche di altre squadre, altri campioni, altre squadre. Sì. Mi è capitato, anche perché dietro sempre un percorso, dietro le partite o comunque dietro delle annate c'è sempre tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto impegno, e quando a volte capita di non riuscire a raggiungerlo può capitare anche di piangere, capita di piangere nelle sconfitte. Per me il cane. L'amore che ti danno i cani non te lo dà nessuno, secondo me. E sono una cosa più bella, secondo me. E no, allora io mi definisco un campione, però mi devi lavorare duramente, crederci in quello che vuoi e fare tanti sacrifici. Innanzitutto grazie perché l'avete visto crescere bene, quindi questo è una bella cosa positiva. Il merito è dei giocatori, possono far sì che questo avvenga e che poi sono loro che vanno in campo a mettere in pratica tutte le cose che ci diciamo, che proviamo a fare. 11. No, mi piace, dico 10, mi piace davvero tanto, è un lavoro che mi appaga, mi ritengo fortunato di poter fare davvero una cosa che mi piace, è per me un grande privilegio. Ma allora, a me piace far più gol, quello sicuramente, però mi piace anche comunque vedere che un mio passaggio, un mio cross così possa aiutare la squadra a far gol o aiutare appunto il mio compagno a far gol, quindi tra i due preferisco far gol, però mi piace anche fare assist. Quando giocavo? Sì. Ma guarda, io giocavo da piccolo, giocavo attaccante, quindi mi è capitato di farlo, ho fatto anche un gol, me lo ricordo perché è stato l'unico, quindi mi è capitato di farlo. Io per più bello intendo di importanza per me, ho fatto gol al derby contro l'Inter che abbiamo vinto 1-0 e far quel gol lì per me essendo milanista non si può descrivere, però ti dico quel gol lì. Sicuramente quella di riuscire a gestire tutte le pressioni che abbiamo intorno. In Italia ci sono 60 milioni di persone, sono 60 milioni di allenatori, quindi non esiste, secondo me, un lavoro dove tutti lo sanno fare meglio di te. Quindi devi riuscire a mantenere davvero grande equilibrio per cercare poi di fare le scelte giuste senza farsi condizionare da nulla. Molto alta, nel senso
C'è stato il periodo del Covid quando si giocava senza pubblico, che era di una tristezza unica. Io penso che il pubblico in casa, come fuori casa, è un componente della squadra comunque. Quindi, sai, giocare senza un componente che ti stimola a dare il massimo, a dare il meglio, non è facile. Molto. Sono quelle cose che prima di entrare in campo rendono una partita speciale, quindi vedere da parte nostra che era stato organizzato tutto questo, creare questa giusta atmosfera prima di una partita così importante, era davvero molto emozionante e molto bello da vedere, quindi credo che sia stata una carica in più per tutti. Sì, cioè, più che ansia, l'adrenalina che a volte si trasformava in ansia, a volte, perché comunque in una stagione giochi partite molto importanti che magari possono comunque modificare un andamento di una stagione. È proprio il bello di avere un bel gruppo che ti aiutano a trasformare l'ansia in carica e a dare il tuo meglio in campo. No, io ho iniziato a 7-8 anni, comunque te hai 11 anni e giochi da 4 anni. Ci sono tante persone che sono arrivate magari un po' più tardi, alcune prima, però queste persone, tutti, siamo accomunati da un unico punto, che è quello di averci creduto sempre in quello che abbiamo fatto e di aver sognato e di aver raggiunto i propri sogni, esaurito i propri sogni. Quindi ti consiglio di crederci, di non pensare mai è tardi o no, anzi di pensare che ce la puoi fare. Una foto? Sì, vai. Seduti noi?